Amici di Storie Fuori Gioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la webserie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili, del mondo del calcio. Ci sono nella storia del football dei crocevia, dei bivi che possono far passare dalla gloria eterna al dimenticatoio e viceversa. Il Mondiale del 1982, vinto da un'Italia che fino alla vigilia della partita con l'Argentina sembrava destinata allo sfascio, ne è l'esempio più lampante. Ma anche in quel caso alcuni protagonisti videro sfuggirsi d'un soffio l'appuntamento con l'immortalità sportiva. Sono i quasi campioni, la storia dei 18 esclusi dalla lista di Beerzot per i mondiali 1982 in Spagna. All'epoca i calciatori convocabili per un campionato del mondo erano 22 ed era consuetudine per i commissari tecnici stilare una lista preliminare prima di scegliere i protagonisti per il mondiale. Ad esempio tra i tagliati da Menotti nell'Argentina del 1978 c'era un giovanissimo Diego Armando Maradona che in molti in patria giuravano essere già all'altezza di laurearsi campione del mondo con Kempes e gli altri. Nel 1982 Beerzot stilò una lista da molti definita conservatrice, un grande azzardo secondo alcuni che penalizzò le indicazioni del campionato 1981-82 vinto dalla Juventus in volata sulla Fiorentina. Nella lista dei 40 c'erano affidabili alternative che sapevano però di non poter avere spazio nel loro ruolo, altri invece rimasero tutta la vita con rimpianto di non essere stati chiamati a laurearsi campioni del mondo. Tra coloro che guardano alla presenza nel listone dei 40 senza troppi rimpianti, c'è ad esempio il giaguaro Castellini, campione d'Italia 6 anni prima col Torino e poi portiere del Napoli. Dietro il totem Zoff, Bordon era un affidabile dodicesimo e Beerzot preferì portare Giovanni Galli. Qualche rimpianto in più per Franco Tancredi, che da Galli si vide soffiato all'ultimo secondo il posto da titolare a Messico 86. In difesa, Beerzot era copertissimo, ma ci fu una sorpresa. Alle spalle di Scirea, libero e con Loati stopper, il CT portò due giovani come Franco Baresi e Beppe Bergomi. Quest'ultimo entra in campo sul 2-1 contro il Brasile per l'infortunio di Colloati e a 18 anni sarà campione del mondo da titolare. Un sogno rubato al più esperto compagno di squadra Beppe Baresi, fratello di Franco, e punto di riferimento all'Inter dello zio, che passava molto tempo in ritiro in Spagna con Franco raccontandogli della venerazione per il fratello. Pochi rimpianti per Tassotti, Renzo Contratto, all'epoca alla Fiorentina, e Luciano Marangon della Roma, chiusi da Gentile e Cabrini, inamovibili come terzini. A centrocampo spuntano le prime sliding doors significative. Innanzitutto sembra incredibile che Agostino Di Bartolomei non abbia giocato una singola partita in Nazionale A nella sua carriera, ma le sue caratteristiche poco si addicevano al calcio del Becio, che inserì nella lista dei 40 anche Zaccarelli e Pecci, che non avevano però più l'energia del 1978. Il grande escluso, in verità, fu Evaristo Beccalossi, perfetto per alternarsi con Giancarlo Antognoni, potenzialmente a livello dei brasiliani per proprietà di possesso palla. Ma la discontinuità di Beccalossi non convinse Beerzot. Del Beck si diceva che sapesse far giocare l'Inter in 12 o in 10, a seconda di come gli girasse. Il comico Paolo Rossi, tanto per restare in tema, gli dedicò un monologo raccontando quando sbagliò due rigori contro lo Slovan Bratislava. Molti dissero che il problema di Beccalossi fu lo stesso di Pruzzo, quei giocatori che a livello tecnico andavano convocati al 100%, ma che avrebbero creato grattacapi a Beerzot nel caso in cui fossero entrati in ballottaggio con i pupilli del CT. Beccalossi lo spiegò in un'intervista. Ero scomodo, a distanza di molti anni, ho capito, Beerzot non mi convocò per la Spagna perché poi avrebbe dovuto farmi giocare per forza. Difficile lasciare in panchina gente come me e Pruzzo, meglio non convocarci, per questo Beerzot non mi portò in Spagna, che rabbia. Nel caso di Pruzzo, l'esclusione fu poi clamorosa, 18 gol nella stagione 1981-82, capocannoniere del campionato e attaccante completo, in grado di fare la gioia di ogni CT. Ma non di Beerzot che aveva un pallino, Paolo Rossi, rientrato giusto in tempo per giocare due partite in campionato dopo il calcio scommesse. Beerzot era ossessionato dalla presenza di Rossi in campo, Pablito in Argentina era stato il miglior giocatore del mondiale e l'avrebbe aspettato per tutto il tempo necessario, anche oltre l'evidenza, ma la presenza di Pruzzo sarebbe stata impossibile da gestire. Dopo le opache prestazioni nel primo girone contro Polonia, Perù e Camerun, i tifosi avrebbero voluto in campo orei di crocefieschi a furor di popolo e per Rossi non ci sarebbe stato nulla da fare. Col senno di poi, Beerzot, con una decisione apparentemente folle, riuscì a scrivere la storia ogni oltre evidenza.
per garantirsi la presenza di Rossi in campo. Come vice, il CT si portò Franco Selvaggi, una scelta comoda, ma in realtà a sua volta controcorrente. Nessuno capì perché, se serviva una figura poco ingombrante alle spalle di Rossi, Berzot non abbia voluto dare soddisfazione a Eddie Bivi e neanche al terzo in classifica marcatori in quella stagione, Claudio Pellegrini del Napoli. Quest'ultimo non faceva parte neanche del listone dei 40. In un'intervista Eddie Bivi raccontò nel dettaglio il rimpianto di quell'occasione mancata. È andata male per me perché ripenso spesso a quello che poi è successo negli anni successivi con l'arrivo di Arrigo Sacchi che faceva gli stage con 40-50 giocatori. In quell'anno, parlo della stagione 81-82, per me parlavano i fatti, avevo 21 anni ed ero vice capocannoniere in Serie A. Quindi probabilmente se ci fosse stato Sacchi sarei andato al mondiale, magari senza giocare, ma comunque ci sarei andato. E invece in quel periodo c'era Berzot che era un po' conservatore. Erano gli anni in cui si convocava solo il giocatore di un certo livello. Facemmo il ritiro a Coverciano, eravamo una quarantina e tra questi furono scelti i 22 che andarono in Spagna. Quello che mi ha dispiaciuto è che al posto mio chiamarono Selvaggi che giocava col Cagliari e quell'anno aveva realizzato solo 6 gol. Fece tutto il mondiale in tribuna, ma sai, quando si vince un campionato del mondo vince tutta la squadra, anche quei giocatori che non scendono mai in campo. Sicuramente la partecipazione ad un mondiale avrebbe cambiato il corso della mia carriera. Ma il rimpianto più grande ce l'ha sicuramente quello che tra tutti questi calciatori in Spagna ci sarebbe andato sicuramente. Sempre memore della squadra di Argentina 1978, Berzot avrebbe fatto carte false per avere Roberto Bettega al suo fianco, ma un infortunio rimediato contro l'Anderlecht mise di fatto fine alla carriera del bomber juventino, oltre a chiudere definitivamente le porte del mondiale spagnolo. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!